Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale ZoPlayers. Riprendiamo con La Terra di Mezzo, l'ombra della guerra. Prima di partire ragazzi vi lascio agli spezzoni che vi avevo detto nello scorso episodio. Quindi sono andato a recuperare tutti i vari manufatti, i ricordi di Shelob, Itildin. E poi sono andato anche a conquistare, anzi più che altro a dominare gli ultimi due orchi che rimanevano da portare appunto al nostro fianco, nel nostro esercito. Non ci sarà il commentary ragazzi, quindi non ci sarò io a rompervi le balle. Sono 5 minutini mi pare di vari spezzoni, noi ci ribecchiamo subito dopo ragazzi. Cos'è stato? Vai a controllare, Glob! Maiale! Le minacce di morte hanno sempre un significato. Sono epiche e cruente, ma poi quando a farle è un pelle rosa, restano lettera morta. Oh, ecco, guarda che cosa ti sei perso! Non resistere all'oscurità, accettala col cavolo. Non sentirai nulla. Inginocchiati a me. Ora servi il lucente signore. Sì, padrone. Oh, proprio ora che cominciavo a divertirmi. Non tutti gli autori desiderano stimolarci. Altri vogliono istruirci. È il caso di Macchinari di legno di Peluen dello Sarnak. Ho passato molte ore a ricalcare i meravigliosi diagrammi di questo tomo, dalle istruzioni per costruire un cavallino di legno ai mulini e le catapulte. Mi chiedo chi abbia avuto più apprendisti carpentieri, Peluen o il suo libro? Da giovane adoravo l'arte del legno. Trasformare semplici assi in un mobile o in una casa. Talion l'artigiano? Questa avrei voluto vederla. Chi vive nelle pianure di Gondor rischia di dimenticare quanto Minas Sithil si avvicina a Mordor. Gli abitanti di Gondor non dedicano più di un fuggevole pensiero ai suoi confini o a ciò che si trova al di là di essi. Per loro, Mordor è solo una lontana minaccia. Non ho mai visto una mappa di Gondor così precisa. Eppure pochi fra la tua gente conoscono altre terre. Buono! Quello che puoi trovare lì non ti può salvare! No! Piegati! Adesso sei arruolato! Sei il mio padrone! Mio padrone! Sì, padrone! Una volta gli parlai della bellezza di Nurn, dello splendore delle sue colline e foreste. Mi sembrò che rabbrividisse
Per Sauron il mondo non era che un luogo caotico e imperfetto che lui avrebbe sanato. I suoi anelli erano perfetti. L'unica pecca di Nurn sono i suoi orchi. L'idea che Sauron ha della perfezione è molto meschina. Bellas, gli orchi rispettano la forza, sia che appartenga a un Graug, a un comandante o a un anello. Ma a Mordor, chi è forte è anche un bersaglio. Ok ragazzi, quindi si può partire. Abbiamo visto nei vari spezzoni che ho sbloccato sia questa cosa qua, questa missione qui, però per riuscire ad accederci dobbiamo sbloccare l'abilità Dominazione Ombra, che per il momento non possiamo, e ci siamo portati dalla nostra parte praticamente i due orchi che sono le guardie del corpo di questo tizio qua, questo cattivone qua, questo comandante. Quindi possiamo farci tranquillamente queste missioni qua. Direi di portarci, vedere un attimino, di affrontare questi due brutti individui. Vedere un attimo come comportarci. Allora, ho due abilità da sbloccare. Come vi dicevo, l'abilità Dominazione Ombra non possiamo ancora sbloccarcela perché dobbiamo completare tutte le missioni di Altariel. Però ho visto qualcosa di interessante, tipo volevo sbloccare questa qua. Ma ragazzi, aggressione brutale, che deve essere una figata pazzesca. Facciamo a pezzi gli orchi, quindi via. E poi successivamente avrei voluto sbloccare questa, che è abbastanza utile. Almeno non perdo tempo a riandare a prendere le varie cose. Ci passiamo vicino, raccogliamo automaticamente il bottino dei nemici sconfitti. Almeno abbiamo anche questa abilità qua, un po' più rapida. Inventario, mi pare che c'è qualcosa sulla spada, se non erro. Livello 15. Livello no, niente. No, avevo visto male allora. Va bene. Quindi. No, mappa, maledetto il cane. Questo qua. Io farei questa, ragazzi. Le guardie del corpo di Norsco. Nuvola tonante, deve essere un indiano, ragazzi, lo stanno conducendo verso un'imboscata. Ok, tanto ci abbiamo anche abbastanza vicina. Anzi, vicina, ci abbiamo proprio qua sotto. Tanto meglio, direi di buttarci questa missioncina qua. No, ma perché? Non è proprio impreciso sto salto qua, vabbè. Ok. Direi di avviare, raga, vediamo un attimo. Ok, tradimento, le guardie del corpo, abbiamo già letto, hanno condotto il tizio qua, nuvola tonante, in un'imboscata. Sconfiggere il comandante, disabilita i cancelli di ferro. R3, dettagli, vediamo un attimo. Allora, terrorizzato dal fuoco, cagionevole, mangime per bestie, ferito da attacchi a distanza, ottimo, ferito dalle esplosioni e attacchi furtivi. Branco di Caragorn al suo fianco, uccisore di bestie, domatore bestiale, scontro bellico, scudo difensore, ultimo rimasto, odio possessivo, immune alle esecuzioni. Ok, si parte, vediamo un attimino. Allora, oh guarda, è il senza morte. È ora di giocare! Ma io dalla mia parte, ragazzi, mio.
tradimento. Da 10. Ma è morto. Ok. Allora, è ferito dagli attacchi a distanza, quindi penso abbastanza semplice portarcelo dalla nostra qua, raga. Quando tu e i traditori sarete morti, cucirò insieme i vostri cadaveri. Sì. Mi sa che... grandissimo! Non può, è immune alle esecuzioni, ragazzi, quindi... quindi è inutile. Ok, ok, calmi, calmi, raga. È nostra, è nostra, è nostra. Ok. Ah, troppo potente per essere reclutato. Porca puttana. Raga, cosa facciamo? Lo umiliamo. Però sarà tosta dopo. Secondo me si... vabbè, umiliamo. Umiliata a livello 20. C'è da lavorarci qua, eh? A 15, no, dal 20 al 15. Ora possiamo... ok, missione compiuta, abbiamo umiliato, abbiamo disabilitato i cancelli, la fortezza è stata indebolita, sconfiggendo questo comandante, ora cancelli di ferro non è più in funzione, perfetto. Ragazzi, avete fatto un ottimo lavoro. Grandissimi. Vediamo un attimo. Qua cosa abbiamo di nuovo? Caccia e Caragor. Ok, possiamo buttarci nuovamente da sto qua, ragazzi, lo voglio dalla mia parte. Comunque un comandante. Dove cazzo sta la missione? Mi sa che l'ho disabilitata. Sì, l'ho disabilitata. Sono proprio mongolo. Di qua. E agevola molto la... cioè, ci ha agevolato molto l'aver portato dalla nostra parte le due guardie del corpo. E lì abbiamo dei punticini da spendere per poi potenziarci il tutto, quindi vai su. Ok, no, ok, vedete, l'abbiamo preso di botto senza dovermi fermare. Ottimo. Ok, andiamo in velocità, proviamo. Via, 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 via. Ok. Noi, ragazzi, ci interessa questa missioncina qua. Ok. Quindi sappiamo i suoi punti deboli. Vediamo un attimo se riusciamo a portarlo dalla nostra parte. Caccia e Caragor. Sento già il sapore della carne. Cercate di non rovinare tutto. Sangue per l'oscuro signore. Ok. Tacchi a distanza. Ripeto, ragazzi. Merda, figli di Caragor. Quando tu mi hai umiliato, mi hai mostrato che cos'è il vero dolore. Non lo dimenticherò mai! E nemmeno tu! Sì, sì, merda! No, perché è morto? Dilaniato! Ok, ragazzi, è morto! Guarda l'inventario, runa delle foreste, un attimino! Vabbè, pazienza! 131, piazziamoci quest'anello qua, comunque ci ha dato... qua non voglio ancora sbloccare, quante mille. Vabbè, dai, mettiamoci una gemma anche qua. Direi di vitalità. Questa? Gemma della vita lucidata. Aumenta il 20% della salute massima. Al 100% salute rubata con quest'arma. Ah, ok. Meno del 20% di danni subiti dai seguaci. Vabbè, piazziamoci questa. Ce n'avevamo altre da sbloccare, diciamo, però per il momento, raga... vabbè, fa culo, peccato. Ci ha rilasciato comunque. Abbiamo qualcos'altro, no? Via, via.
veloci. Qua entriamo in una faida notevole. Cazzo! Avrei dovuto avvelenarmi. Strano che non mi ha avvelenato, tanto meglio. Direi, raga, di buttarci da quell'altro, arrivati a sti punti. Peccato, avrei voluto portarlo dalla mia parte. Dilaniato, eppure non l'abbia neanche colpito tanto, dovevano essere stati Karagorn. Questo livello 27, ragazzi, domatore. Sì. Proviamoci. Ok, vediamo se ci possiamo avvicinare con un viaggio rapido. Questa nuova sta guidando una caccia al ghoul. Caccia al ghoul. Vabbè, sono i nostri alleati. Uccidi Bagga il Vigoroso per vendicare la morte di... Ah, ok, possiamo vendicare gli altri giocatori, c'era anche nel primo, sì. Ci dà anche un po' di punti, ricompensa 50, meno uccisioni 1. Sì, dai, faccio un piccolo viaggetto rapido qua. Ci leviamo dalla foresta. Questo dobbiamo umiliarlo, ragazzi, e vedere se riusciamo a riportarlo dalla nostra parte. Ok, allora, da qua. Cazzo, combattimento fra titani. Ok, a noi però ci interessa tutt'altro. Vai così, veloce Talion. Dove vuoi scappare, stronzetto? A 300 metri ci siamo, ragazzi. Niente, ci abbiamo un salto veramente merdoso. Ho visto qualcosa prima del sito. Attenti, questi ragni Mordor. Ok. Ah, via, vediamo un attimo. Caccia fedeli. Allora, Feuce l'ha scoperto, Az Teru puro sangue, uccidendo i suoi fedeli alla distanza. Ok, sconfigge il comandante, disabilita, vediamo un attimino. Allora, vulnerabilità, è vulnerabile a furtività, aracnofobia, ferito ad attacchi a distanza, dalle esecuzioni e dalle bestie. Mentre, ah, può chiamare un Grog epico. Karagorn, bestie. Domatore, bestiale, forza dello Olog. Vabbè, inferocito dai codardi. Ignifugo, merda. Invulnerabile al veleno e immune alle maledizioni. Ok, iniziamo, vediamo un attimo. Uccidi i suoi orchi da lontano e il comandante verrà da noi. Perfetto. Allora, presumo dobbiamo entrare qua nella fortezza. Quanti santuari qui intorno? Ma perché? Chi è che ci ha individuato? Vabbè, veloce, intanto ci prendiamo qualche... Prendiamo un po' di gente dall'alto. Allora, i tizi sono quelli gialli, ragazzi, quindi segnati nella mappa come obiettivi gialli. Ok. Ah, sono tutti lì. Dov'è il senza morte? Sono pronto a testargli lo sfondo. Questo ubriaco. Lo schiaccio. Teschiargli lo schiaccio. La cosa che possiamo fare, ragazzi, è utilizzare il colpo a distanza, quello lì contro i focolai.
Proviamo. Dai. No, no. C'è un assassino. Oh, grosso. Dai, salta. Niente. Ma porca di quella puttana. Si mi fa incazzare. Dai. Merdoso. Vai su. Allora, vabbè, abbiamo fatto colpisci tre nemici con un singolo attacco ad area. Ma dove cazzo sono gli altri, ragazzi? Non lo faccio più. Ok, ce ne sono là a sinistra, non li riuscivo a individuare, ma ho avuto il dubbio che di averli seccati tutti quanti in quel colpo lì. Ah, dobbiamo ucciderne 10. Quindi qua ce ne abbiamo 4. Una roba veloce. 2. Non è morto, vaffanculo. Niente, abbiamo ucciso solo uno praticamente. Porca troia. Allora, proiettili. Rinforzi, vaffanculo. Vabbè. Mi vanno colpiti perfettamente in testa, se no col cazzo che. Non ci si tre. Va a cagare. Salgo su. È tornato! Per il comandante! Questo ci lo porta nella nostra parte. Ok. Un altro è andato. Ce ne rimangono 6, ragazzi. Gli ultimi 5 dove cavolo sono? Vabbè, spostiamoci. Eccoli là. Okay, un po' di alleati ce li abbiamo, ragazzi, sparsi, eh. In posizione ottimale e via. No. Dai. Oh, schiattaci. Niente, volevo vedere se riuscivo a levare. Ce ne abbiamo solo uno. Cerchiamo di procurarci. Ne mancano 2, raga. Sono le munizioni. Dai. Ok. Ho sentito qualcosa. La cosa migliore. Ce n'è un bel po', porterei dall'altra torretta, ragazzi. La
abbiamo un'altra abilità da sbloccare, quello poi magari lo vediamo dopo. Dai. È un bordello qua, non so se riesco a bloccarlo. Dai, 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 dai. Ok. 9? Ne manca uno. Tutti questi orchi che diventano presci. Il senza morte li uccide. Fermo lì, fermo lì. Ok. Domatore mistico, epico. Tradimento. Bella lì. Però dobbiamo anche muoverci, sennò perdiamo il nostro infiltrato, ragazzi. Voglio provare a dare più randellate. Ignifugo, dobbiamo ricordarci di questo. Fare attacca a distanza, giusto? No. Mi sa che non è immune, è immune. La feccia umana è una piaga di questo regno. La tua razza infesta queste terre e va estirpata. Prima ripuliremo Mordor, poi vi spazzeremo via da tutta la terra di mezzo. Va bene, come vuole lei. Merda. Allora, non so ragazzi, però dove cazzo è? Casino qua, via! Merda! Allora, lui è ignifugo, però gli altri magari no. No! Non volevo colpire lui. Sì, però a me interessava. Vai così, vai così. Abbiamo un carabin stremato. Via, 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 via. Sconfiggere le bestie di Mordor. No, no, no. Quello lo chiami attaccare? No, ho sbagliato. No, ma io non volevo saltare così, vacca puttana. Dai. Vai così, siamo quasi. Ok. Non il Karagor. Puttana. Non puoi sconfiggere le bestie. Ok ragazzi, lo umiliamo. Tu ti obbedirai. Ok, riduci i livelli. Tu non hai forza né potenza. Siamo 18, dovremmo riuscire. La forzetta è stata indebolita sconfiggendo questo comandante, ok. Ok, lo ribecchiamo di qua ragazzi. Direi di beccarci direttamente al punto. Vai a cagare. Direttamente al punto ragazzi, così almeno vediamo se riusciamo a portarlo dalla nostra parte. Almeno sto qua, perché farebbe comodo secondo me. Ok ragazzi, siamo nel punto. Vediamo un attimo, su questi due qua si stanno massacrando. C'è di tutto qua. Praticamente di tutto. Vediamo un attimo. Questa missione qua cosa ci dice? Il puro sangue. Ah, si stanno affrontando in duello. Uno dei nostri contro questo qua. Ok. Va bene. Andiamo a vedere di intrometterci, portarlo dalla nostra parte. Ok. Vabbè, i vari cosi li sappiamo, ragazzi. Un attimino ripasso i dettagli al volo. Furtività, aracnofobia. Ferita attacchi a distanza. Ok, pensavo di no, non mi ricordavo bene. Ferita alle esecuzioni e dalle esplosioni. Ok. Inizia. Credi di avere possibilità contro di me?
È molto più probabile che tu sconfigga un Graug. Voglio solo due cose da te. Sangue e... urla! Park! Mettiamoci al lavoro! Ottimo, sono i nostri ragazzi. Sono i nostri ragazzi. Ah, ferito da attacca a distanza, ma neanche più di tanto. Io ce li scappo. Maniera prepotente. Infima creatura! Uccidere non ti basta, non è così? Ti piace torturare e tormentare? Beh, invece per me è sufficiente. Ora te lo dimostro. No, devi venire dalla nostra parte. Mi sia anche abbastanza simpatico, strozzo. Impuro! No. Non possiamo scavare. Lo scavalca. Io non schiaccio. Ah, puttana. Ragazzi, come dovete darmi una mano? Facciamo così. No. Leviamone un paio di mezzo questo qua. Ma i nostri non ci danno una mano. Perché? Sono stato io. Dove sei finito? Aia. Perché non attaccano gli altri ragazzi? Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Tanto lui è l'incubo, quindi va a fanculo agli altri. Usa il fuoco! Ok, ok. Perfetto, questo ce l'abbiamo, raga. Ottimo. Tu sei mio. Recluta. Per il lucente signore, combatti! Giuro di essere fedele a te. Ottimo, ritira. Vado. Ragazzi, rivendica la vittoria. Hai dominato il puro sangue. Rivendica la vittoria. Oh, va bene, non è un problema. C'è quello che l'ha affrontato. Uno dei nostri. Ok. Direi di allontanarci, ragazzi. Non vorrei che i nostri schiattino qua, però. A parte mi sa che non ce l'hanno bisogno. Va bene. Mettiamoci un attimo in posizione tranquilla. Vediamo cosa fare nel prossimo episodio, ragazzi. Ormai ci siamo, possiamo far avanzare sia l'esercito, ma io aspetterei un peletto. Vorrei potenziarlo un po' di più. O se no andare avanti con la storia, se vogliamo. Dai, dai. Qua su. Ok, vediamo un attimo. Allora, ragazzi, abbiamo sbloccato questo. Caccia i ghoul. L'ingordo sta guidando una caccia i ghoul. Vabbè, non ci interessa per il momento. Direi che possiamo nel prossimo episodio, ragazzi, piuttosto che avanzare con l'esercito, secondo me, perché non lo so, non siamo ancora pronti, anche perché come vedete dobbiamo, faccio vedere, mettere i vari leader, qua possiamo farli quando saremo a livelli un po' più avanzati, 45 25, però vediamo, magari appena arriviamo a livello 20, che ci siamo quasi, possiamo posizionare due leader e vediamo un attimo magari di affrontare il coso qua, il tizio, il reggente. L'abilità, ragazzi, la sbloccheremo nel prossimo video e come al solito, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate qualche like, condividete, noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao!